In questo primo esempio all'uso di Power Query vediamo come connettersi a una pagina web delle classifiche film Hollywood, importare i dati, trasformarli tramite l'editor di Power Query. La prima cosa da fare è di copiare l'indirizzo web a cui vogliamo collegarci per importare i dati, andare su Excel, barra multifunzione dati, gruppo recupera e trasforma dati, da web che è il connettore che scegliamo per la connessione ai dati, inseriamo l'indirizzo web, ok, viene stabilita la connessione con l'indirizzo web scelto e dopo qualche istante si apre lo strumento di navigazione con i diversi oggetti contenuti all'indirizzo web che abbiamo inserito. Possiamo esplorare quelle tabelle per vedere quale è di interesse, in questo caso è la tabella con nome table 0 e qui abbiamo diverse opzioni qui in basso. Abbiamo l'opzione di carica che sarebbe caricare direttamente questi dati all'interno della griglia Excel oppure caricare in che sono opzioni che vedremo successivamente. Abbiamo accanto a questa opzione modifica. Modifica permette di aprire direttamente questi dati nell'editor di Power Query per poter effettuare le trasformazioni. Clicco quindi su Modifica. Si apre l'editor di Power Query con i dati importati dal web e prima di entrare nella modifica di questi dati, trasformazioni di questi dati, andiamo a fare conoscenza o prendere dimestichezza con l'ambiente l'editor di Power Query. Qui in alto abbiamo la barra multifunzione dove ci sono diversi comandi che permettono di applicare le trasformazioni ai dati. Qui abbiamo lo strumento di navigazione dei vari oggetti su cui andremo ad applicare delle trasformazioni, che sono delle query. Qui abbiamo l'anteprima dove viene visualizzato il risultato di ogni passaggio applicato e i passaggi applicati si trovano nel riquadro Impostazioni Query. Quindi se io vado ad esempio ad eliminare la prima colonna che non serve, clic destro, la colonna è già selezionata, faccio Rimuovi, a questo punto viene aggiunto un altro passaggio. E così via per altri passaggi che andremo ad inserire. Qui devo suddividere questa colonna in modo da avere la classifica e il titolo. Clicco destro e posso andare qui su Dividi colonna. E osservo anche che questo Dividi colonna è presente nel menu Home Dividi colonna. A questo punto scelgo di dividere in base al delimitatore. Il delimitatore che vado a scegliere qui personalizzato è il punto e scelgo ad esempio che è il delimitatore più a sinistra. Faccio ok e ho la mia tabella suddivisa. Qui doppio clic, cambio il nome in classifica, invio e qui il titolo, la seconda colonna in film, titolo film. Scrivo film, invio. Vedere qui come ogni passaggio che applico alla trasformazione dei dati viene rinominata qui. È come avere ogni istruzione di Visual Basic dove hai passo per passo quello che stai apportando ai dati e potresti anche risalire per vedere tutti i passaggi, avere la previsualizzazione di tutti i passaggi che hai effettuato. Continuiamo quindi la nostra trasformazione dei dati. Qui abbiamo l'anno, dobbiamo estrarre l'anno. Come facciamo per estrarre l'anno? Clic destro, dobbiamo suddividere questa volta per la parentesi sinistra, quindi dividi colonna, in base al delimitatore di nuovo, e qui scegliamo il delimitatore più a sinistra. E questa è aperta parentesi perché è personalizzato. Qui ci sono altri delimitatori e faccio quindi ok. Abbiamo questa colonna che rinominiamo in anno e per togliere la parentesi, quella a destra, possiamo andare semplicemente sostituisci i valori che è presente qui nel menu Home oppure semplicemente clic destro e andare su sostituisci valore. Sostituisci valore, sostituiamo il parentesi destra con niente. E faccio ok. Qui abbiamo il nostro IMDb rating che ci va bene e
qui delle colonne che non ci servono, selezioniamo questo, shift sulla tastiera, selezioniamo l'altra colonna e così in una sola operazione eliminiamo due colonne che non ci servono. La tabella è quasi pronta, solo che qui ci accorgiamo che abbiamo le rating che è 92, eppure quando siamo andati sul sito web il rating veniva segnato con 9.2. Il motivo è che il separatore di decimale in inglese, essendo il punto, in italiano non viene interpretato correttamente per mettere la virgola. Quello che dobbiamo fare a questo punto è di risalire a questo punto dove c'è stato il modificato tipo, ci riporta più in alto, andiamo a navigazione e vediamo che in questo passaggio, quando l'istruzione alla navigazione, avevamo 9.2. Poi qui è stata effettuata una modifica tipo in modo automatico e questo modifica tipo dobbiamo annullarlo per fare in modo di avere il rating corretto. Quindi questo, eliminiamo questo passaggio, ci darà un messaggio di avvertimento che questo potrebbe falsare i risultati successivi, ne siamo consapevoli, elimina. A questo punto, quando vado al mio passaggio finale, vedo che il 9.2 viene riportato correttamente. Quello che devo fare adesso per ottenere il rating in un formato italiano, vado clic destro sulla colonna, sostituisci valore di nuovo e dico sostituisco il punto con la virgola. Faccio ok. Una volta che ho fatto ok, devo convertire il formato di questa colonna, perché adesso è segnato come testo e per convertire il formato posso utilizzare i menu della barra multifunzione oppure semplicemente vado su questo tasto, mi posiziono dove segnala il formato applicato, clicco sopra e qui scelgo numero decimale. A questo punto la mia trasformazione è già pronta. Qui posso semplicemente andare e variare il nome di questa query, il nome di tutti i passaggi qua applicato a questa trasformazione e la chiamo IMDB query. Invio. Fatta questa trasformazione, i miei dati sono pronti per analisi, posso quindi andare a caricarli dentro la mia griglia di lavoro. Scelgo qui di inserire in una tabella, tolgo aggiungi questi dati al modello di dati e faccio ok. A questo punto all'interno della mia griglia Excel viene inserita una tabella che è stata riorganizzata, trasformata. Nel caso in cui dovessi fare modifiche perché mi accorgo che mi servono altri elementi della trasformazione dei miei dati, potrei anche qui utilizzare magari delle formule in Excel, ma qui potrebbe essere molto più comodo ritornare nell'editor di Power Query e fare tale modifica. Quando mi posiziono sopra mi fa apparire questa finestrella, quindi posso andare qui e fare modifica, oppure posso fare semplicemente clic destro e fare modifica per andare a modificare quei passaggi, quella query di trasformazioni che vengono applicati ai dati importati. E qui vorrei inserire una colonna che mi dovrebbe indicare la decade dell'anno di pubblicazione del film. Vado quindi in aggiungi colonna, colonna personalizzata e gli do il nome di decade. Qui inserisco una funzione come se fosse in Excel, ma questo è nel linguaggio M, test.start, inserisco quindi l'anno, 3, chiudo e a questo aggiungo 0S. Qui mi notifica che la formula è stata inserita correttamente senza errori, faccio ok e viene creata un'altra colonna che identifica la decade dell'anno di creazione del film. Vado quindi in home su chiudi e carica e qui faccio chiudi e carica e automaticamente si aggiorna questa tabella.